Ciao, sono venuto a dipingere uno stranissimo marchingegno che ho trovato qua nel prato. È un meccanismo, penso, per tirare l'acqua, credo. Credo che sia questo. Poi magari il mio vicino mi spiegherà bene che cos'è. Oggi la giornata è molto bella, c'è un bellissimo cielo, quindi una delle cose più belle che potevo fare era quella di uscire e venire qua a dipingere questo stranissimo meccanismo che ho trovato nel prato del vicino. Qui ci sono tantissimi verdi, cielo blu, non ci sono molti colori su cui giocare. I colori più importanti saranno appunto quelli di questo macchinario. E quindi direi che possiamo anche cominciare a dipingerlo. Ciao ciao! Ok, ci siamo. Partiamo con il disegno. Farò un disegno con questo tratto pen. Io lo chiamo tratto pen, ma in realtà è un pigment liner 02. Si trova in cartoleria ad un prezzo molto economico. Ci sono diverse gradazioni nella punta. Questo è uno 02. Partiamo subito con questo tratto senza una base a matita, siccome questo deve essere, voglio che sia uno sketch all'aperto, anche abbastanza veloce, anche perché non ho moltissimo tempo. Cercheremo di fare un po' uno sketch che sia abbastanza con dettagli, ma non troppi, lavorando anche abbastanza sulla velocità e cercando di dare un po' il senso dell'immagine che voglio raffigurare, che potete vedere anche poi dalla foto. Quindi parto subito. Non occuperò tutti e due i fogli, userò solo questa pagina. Bene, ci siamo. Disegno principale, l'oggetto principale del disegno, diciamo, è appunto questo meccanismo che io andrò a colorare. Tutto il resto sarà sempre un po' più sfumato perché l'attenzione deve essere appunto su questo particolare. Qui ci sarà una zona scura, alberi, qui c'è tanto verde, tanto prato, quindi lo accennerò. Ci saranno le ombre che io adesso andrò a definire anche con il tratto pen. E poi cominceremo a colorare appunto, come ho detto, con queste varie tonalità. Su tutto il verde, colore freddo che abbiamo nel disegno, quello che spiccherà di più saranno appunto i meccanismi di questo macchinario, perché sono tutti su delle tonalità marroni, rosse e gialle, che sono colori caldi, quindi sarà questa parte del disegno che verrà fuori. Potevo spostarlo leggermente, effettivamente, un po' meno sul lato del foglio. Ma va bene così, l'ho incominciato così e potrei continuare ancora di qua, magari a fare l'altro albero con l'ombra e tutto quanto, ma non credo di avere il tempo necessario per poterlo effettuare, per poterlo dipingere. E quindi niente, questo sarà il mio disegno e adesso andrò a colorarlo con i miei acquerelli. Dopo aver scurito delle ombre con il tratto pen. Qui c'è tanta erba. Quindi devo scurire ma lasciare un po' di chiari per via dell'erba. Ok, ho miscelato un po' di dantrene con un po' di rosso inglese per scurirlo ancora un po'. Aggiungo ancora un po' di dantrene in modo da ottenere un colore abbastanza scuro. Forse ho messo un po' troppa acqua.
Bene, allora ho lasciato il disegno un po' al sole per farlo asciugare. Adesso partiamo con la colorazione del prato e del bosco, poi dopo ci occupiamo del macchinario. Ho scurito tutte le zone che sono in ombra, che appariranno poi in ombra nel dipinto finito, anche all'interno del macchinario. E adesso ci occupiamo appunto del prato con un verde acido. Il verde è un colore molto difficile da usare perché sfalsa i piani, rende tutto piatto se non usato in una certa maniera. Quindi qui sarà molto verde acido. Qui sarà un verde un po' più bosco, un verde bosco, in modo da dare l'impressione che questa acidità del prato venga avanti, perché i colori caldi tipo il giallo spingono tutti in avanti, mentre i colori freddi tipo il verde e il blu tendono ad allontanarsi dall'osservatore che guarda il disegno. Quindi qui cercherò di dare una tonalità un po' più gialla, in modo da spingere tutti in avanti, mentre questa parte cercherò di farla appunto che si allontana, con dei verdi un po' più spenti. L'attenzione comunque dovrà essere qua, perché questo è l'elemento principale del disegno, il punto focale. Quindi parto con la colorazione del prato. Adesso lasciamo asciugare questa parte di verde, asciugando si cambierà leggermente tonalità, adesso è molto fresco. Nel frattempo che aspetto posso già occuparmi del meccanismo di questo macchinario. Cambio il pennello, perché questo qui è troppo grande, e passerò ad un pennello un po' più piccolo.
Ok, siamo arrivati alla fine di questo video, il disegno è stato realizzato, spero che si veda bene, adesso poi mi avvicinerò un pochettino all'obiettivo. Non è un acquerello dettagliato e non ha neanche la presunzione di essere il capolavoro della giornata. Mi serviva uscire, distrarmi e poter dipingere e soprattutto allenare ancora gli occhi per le mie difficoltà appunto di osservare bene quello che sto guardando e riportarlo sulla carta, una difficoltà che hanno in molti, perché noi tendiamo ad osservare i primi 5 minuti, poi memorizziamo tutto, ci buttiamo sul foglio a dipingere e ci dimentichiamo di guardare quello che stiamo disegnando. Quindi allenare gli occhi è una componente molto importante per poter dipingere e quindi questo è stato una sorta di allenamento. È venuto come volevo, come ce l'avevo in mente, avrei dato forse un pochettino più di luce, ma va bene così. Abbiamo lo sfondo, il primo piano con il macchinario che potete vedere alle mie spalle, di cui poi mi farò spiegare dal mio vicino cos'è, perché non ne ho la benché minima idea. E niente, mi sono divertito, è stato un bel pomeriggio, 2 orette di relax con i miei colori, i suoni della natura e con me stesso, tranquillo e rilassato. Ci vediamo al prossimo video e a presto quindi. Ciao ciao!